Il rischio è di partire con il piede sbagliato, ancora prima di partire, e i servizi sociali potrebbero essere bloccati o comunque si potrebbero creare ritardi nell'espletamento degli stessi, con gravi danni per gli utenti. Lo scontro istituzionale tra il Comune di Nocera Superiore e gli altri enti inseriti nel nuovo ambito dei piani sociali S101, e cioè Castel San Giorgio, Nocera Inferiore e Rocca Piemonte, non sembra avere mai fine. E i tempi cominciano ad accorciarsi, tanto che c'è la possibilità, assolutamente da non scartare nel caso in cui le parti continuino a rimanere sulle loro posizioni, che intervenga la Regione commissariando il nuovo ambito dei servizi sociali. E pensare che i fondi per avviare i servizi già ci sarebbero e quindi andrebbe soltanto organizzato, come già avvenuto per gli altri comuni degli altri ambiti inseriti nell'ex piano di zona, il modo di operare. Riepiloghiamo perché il nocciolo della questione è proprio questo, cioè le modalità di gestione. Mentre il sindaco di Nocera Inferiore Torquato, quello di Rocca Piemonte Pascarelli e il commissario prefettizio di Castel San Giorgio Amantea hanno tutti convenuto sulla nascita di un'azienda consortile che dovrebbe gestire i servizi sociali alla persona nell'ambito S101, fin dall'inizio il primo cittadino di Nocera Superiore Cuofano si è detto invece convinto che la creazione di una nuova azienda sarebbe soltanto un contenitore di spreco dal punto di vista economico e che sarebbe stato meglio procedere con le convenzioni. Si è trovato a lottare da solo con un'idea diversa rispetto alla maggioranza. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il Consiglio Comunale di Nocera Superiore dell'altro giorno, durante il quale il sindaco Cuofano ha chiesto nuovi chiarimenti sulle modalità di gestione dell'ente consortile che deve nascere agli altri attori del nuovo ambito, ottenendo anche l'unanimità in aula. Ha fatto però discutere poi la sua nota stampa inviata successivamente, che ha dipinto, secondo i rappresentanti delle forze di opposizione, Bartolo Pagano, Roberto Ciancio e Roberto Viziola, qualcosa di diverso da quanto effettivamente deciso. I tre hanno votato a favore, ma sempre con la convinzione che si possa fare chiarezza, procedendo comunque in un unico senso, quello di non perdere tempo prezioso e garantire innanzitutto i servizi agli utenti. Si rischia di perdere tempo, il rischio è che ci possa essere, se non si arriva a una soluzione comune di un commissariamento di quella che è la gestione dei servizi, e si rischia nel frattempo che chiaramente questi servizi vengano meno per i cittadini. L'auspicio e l'invito che noi abbiamo fatto al sindaco e all'amministrazione è quello comunque praticamente di risiedersi al tavolo istituzionale con gli altri comuni e di trovare comunque una soluzione al più presto, anche perché ci sono comunque, voglio dire, dei termini di legge che vanno comunque rispettati. Ma che l'ambito possa essere commissariato non è affatto da scartare, a confermarlo anche i rappresentanti istituzionali di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. La pervicacia con la quale il sindaco del comune di Nocera Superiore sta dilatando da mesi il tempo per le necessarie decisioni ci induce a valutare la sottoposizione alla Regione della eventualità di commissariare l'ambito rispetto al necessario lavoro a fronte di continue perdite di tempo. Questo è il passaggio che dovrebbe far preoccupare non poco. Tra l'altro Torquato, Amantea e Pascarelli nella stessa nota hanno smentito Cuofano rispetto alla documentazione che non sarebbe giunta al comune di Nocera Superiore e che invece è stata passata così come previsto. I tre parlano di tatticismo politico da parte di Cuofano. Ciascuno dei nostri comuni, hanno scritto ancora, non vuole né può permettersi di creare strumenti vuoti e dispendiosi, ma soprattutto perché la relazione sui costi dell'azienda consortile è da tempo depositata agli atti nelle rispettive delibere di consiglio e sottoscritto dai responsabili finanziari e di settore degli enti, vidimato dagli organi di controllo contabile di ciascuno di essi. I tre rappresentanti dei comuni hanno anche sottolineato come nelle sedute di coordinamento del 28 giugno e dell'8 luglio scorso l'assessore alle politiche sociali del comune di Nocera Superiore si pronunciò a favore dell'azienda consortile. Poi invece il passaggio contrario. Continuare comunque a perdere del tempo è da irresponsabili, hanno scritto i tre rappresentanti di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte, specie nei riguardi dei cittadini che aspettano risposte. Thank you.